RT Radio. Un po' meglio che cosa cos'è questo impegno collettivo, abbiamo deciso di fare per creare e promuovere promuovere assieme ai cittadini un progetto condiviso per le prossime amministrative di Marco. Come già detto, Marco, successivamente al mio intervento, alla mia presentazione, illustrerà, spiegherà che cos'è impegno collettivo, come e quando è nato e cosa ha fatto fino adesso. Successivamente all'intervento di Marco, Paolo Carburi illustrerà le linee guida che si vogliono sviluppare assieme alla comunità per la formazione di una lista e di un programma condiviso. In ultima battuta, Mercatelli Claudia farà presente e illustrerà un'iniziativa che vogliamo portare avanti in ogni frazione dove andremo ad illustrare questo progetto. E naturalmente, dopo l'illustrazione dell'impegno collettivo, dei temi che vorremmo andare a trattare insieme a voi, accettiamo critiche, suggerimenti, notizie, quello che magari vi sentite di dire, aprire un dibattito assieme a voi. E lascio la parola a Marco, che illustrerà meglio di me quello che andiamo a fare. Sì, diciamo che l'onere e l'onore di questo primo intervento è soprattutto dovuto alla vostra presenza, nel senso che comunque quando noi siamo partiti nemmeno un anno fa, perché ci siamo formati a marzo del 2013, sostanzialmente mai abbiamo pensato che innanzitutto ci venisse l'idea di proporre un progetto di lista per le amministrative, per le comunali della prossima primavera, e sinceramente, io ve lo dico molto sinceramente, a nemmeno un anno dalla nostra formazione, sinceramente trovare una sala così piena, appunto, ripeto, è sia un onore e anche un onore, perché sicuramente siamo anche un po' visibilmente emozionati, perché comunque, voglio dire, un po' di tremolio di voce forse ce lo perdonate. A parte i convenevoli introduttivi, che cos'è impegno collettivo? Impegno collettivo è un collettivo che si è formato a marzo 2013 e ha come tematiche fondamentali trattate quelle della politica, dell'aspetto sociale e culturale. Perché proprio questi tre temi? Diciamo che fondamentalmente noi, quando siamo nati, come siamo nati? Da discussioni più o meno da bar, discussioni da piazza, tra amici, conoscenti, o poco più certe volte.
E che cosa è successo? È successo fondamentalmente che avevamo degli argomenti in comune. Avevamo argomenti in comune riguardo appunto i tre temi che vi ho detto. E di cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti che fondamentalmente c'era un vuoto più o meno sparso tra la gente, un vuoto politico. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente noi da mesi, ma soprattutto anche da anni, a livello nazionale vediamo, sentiamo spesso parlare di tutto quello che è la lontananza tra la politica e il cittadino, diciamo la politica deve riavvicinarsi al cittadino, potremmo parlare tipo 2 o 3 ore anche di questa cosa, ma perché ho tirato fuori questo concetto? Perché la distanza tra politica e cittadino dal nostro punto di vista e dal punto di vista locale è una distanza inversa, nel senso che quello per cui noi ci siamo formati, per cui abbiamo cominciato a parlare, per cui abbiamo cominciato a discutere, a proporre tra di noi idee, è perché abbiamo visto una distanza tra il cittadino e la politica, quasi che fondamentalmente, come non succedeva tra di noi, fondamentalmente era quasi un tabù parlare di politica. Io dico la verità, andando a cercare di anche in tutti questi mesi integrare il nostro collettivo, spesso diciamo era un argomento un po' allontanato, mentre c'era la voglia già da prima di marzo di fondare un qualche cosa che fosse più concreto. Ci siamo riuniti, abbiamo deciso il 18 marzo del 2013 di fondare questo collettivo. Questo collettivo cosa voleva essere per noi e cosa vuole essere? Un luogo ideale e reale dove mettere sul tavolo idee, dove fondamentalmente mettere proposte e discuterne. Parlo di luogo ideale perché comunque voglio dire, cioè nel senso, non c'è sempre bisogno di un luogo fisico per condividere idee, ma per riunirsi con una certa costanza e formando un qualche cosa c'è bisogno di un luogo fisico e sostanzialmente in questo siamo anche a ringraziare sia l'Arci di Mercatale che ci ha dato a volte la stanza sopra il pub per riunirci, sia il Partito Democratico, il circolo del Comune di Sasso Corvaro, che ci ha prestato fondamentalmente la sala su a Sasso Corvaro del circolo. E in questo luogo ideale e reale noi che cosa abbiamo fatto? La prima cosa, quando ci siamo visti, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto ok, dobbiamo scrivere dei principi, dobbiamo scrivere una carta di intenti. Noi abbiamo una carta di intenti che è veramente riassunta all'osso in qualche bollettino attaccato fuori ed è più estesa, più dettagliata sul nostro sito internet. La nostra carta di intenti in realtà che cos'è? È un punto di partenza e il nostro punto di partenza è stato condividere le cose che ci accomunavano di più, vale a dire i principi che ci accomunavano di più. Su che principi ci basiamo, vale a dire che io con loro, loro con me, diciamo tra di noi, possiamo parlare di qualsiasi cosa, discutere, ma i principi sono saldi. I principi sono il principio dell'uguaglianza, il principio dei diritti umani e civili e subito dopo questi, andando anche un po' più sul livello locale, che comunque è sempre e ovviamente al centro della nostra attenzione, l'avversità totale verso qualsiasi forma di campanilismo. Un attento sguardo alla solidarietà e quindi anche all'aspetto sociale che vive, che può vivere un comune, piccolo o grande, che dir si voglia come il nostro. Soprattutto trasparenza da un certo punto di vista e legalità. Perché li ho messi insieme? Perché sono due cose fondamentali. La trasparenza permette a livello informativo, a livello comunicativo, una cosa fruibile a tutti e per tutti.
ed è per questo che siamo qui questa sera. E nella piena legalità diciamo, è sempre una cosa che ci accomuna e che ovviamente è scontato dovrebbe sempre accomunare tutti. La nostra collocazione politica, come è ben chiaro diciamo anche sul sito, ed è fondamentalmente sorta anche dalla condivisione tra di noi, è a sinistra. E comunque la nostra è un'apertura come collettivo, poi vedremo anche poi come progetto di lista, è un'apertura totale a qualsiasi organizzazione di cittadini, qualsiasi aggregazione, ma anche qualsiasi singolo cittadino voglia parlare con noi come proposte e condivisione di idee per entrare in quel luogo ideale che abbiamo creato e sinceramente anche del quale andiamo parecchio contenti, poter entrare in contatto con noi qualsiasi aggregazione, qualsiasi anche movimento, partito o associazione. Noi fondamentalmente siamo aperti come collettivo e soprattutto, una cosa importantissima, il collettivo è nato ed non è, e poi successivamente, nel periodo post-estivo, è nata l'idea di lavorare a un progetto di lista. Il nostro collettivo in qualsiasi caso andrà sempre avanti e non è assolutamente un qualcosa di finalizzato. E come siamo partiti? Siamo partiti a giugno con la cosa che si è venuta più immediata, vale a dire un qualche cosa che vorrebbe richiamare proprio quella distanza che vedevamo prima e che la vorrebbe in un certo modo un po' colmare con il mezzo più veloce, più diretto, quello di un banchetto di volantinaggio. Un sabato mattina, visto che comunque molti di noi lavorano e quindi uno dei momenti liberi è proprio o la sera o il sabato mattina, ci siamo esattamente il 22 giugno, siamo andati al mercato di Soprovaro, abbiamo messo un banchetto con dei volantini e abbiamo spiegato le nostre intenzioni. Qualsiasi persona veniva e passava di lì interessata a parlare con noi. Abbiamo riscontrato anche un buon interesse e questo ci ha permesso fondamentalmente sia integrare il nostro collettivo, che al momento siamo più o meno un'organizzazione che ha più o meno quasi 10-15 persone coinvolte. In realtà il gruppo più solido e più ristretto che si vede tutte le settimane siamo noi, un poco più, però comunque fondamentalmente l'integrazione pian pianino è stata passo passo. Cosa è successo poi? Abbiamo voluto dare un po' un segno abbastanza distintivo, nel senso che la nostra seconda iniziativa è stata il 19 luglio e abbiamo fatto un cinema all'aperto, organizzato nel cortile della Rocca. Lì che cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto lasciare un segno perché abbiamo un po' dato veramente in faccia alla gente la verità nuda e cruda. Erano i giorni anniversario del G8 del 2001 di Genova e noi abbiamo proiettato un film tutt'altro che facile da vedere rimanendo indifferenti, cioè Diaz, Non pulite col suo sangue. E il nostro intento era proprio quello di non lasciare indifferenti le persone che andavano via dalla serata, non dovevano, nel nostro intento, lasciare il cortile della Rocca dicendo abbiamo passato sì una bella serata. In realtà dovevano andare via ragionando, dovevano andare via, ripeto, senza rimanere indifferenti, come allo stesso tempo non vogliamo lasciare indifferenti voi questa sera, perché noi questa sera sicuramente non veniamo a proporvi una lista preconfezionata. Noi non veniamo a darvi nomi, 7 più 1, formanti lista e il programma. Noi questa cosa non la preconfezioniamo, la vogliamo confezionare con voi, con chiunque voglia partecipare ai nostri tavoli di discussione. Noi abbiamo diviso il
il nostro comune in frazioni, come viene naturale geograficamente, e facciamo questi incontri, questa prima pubblica assemblea di consultazione questa sera mercatale, poi seguiranno con un calendario che vi darà esposto, anche tutte le varie suddivisioni geografiche del nostro comune. Poi, dopo questa serie di consultazioni, cominceranno invece delle suddivisioni tematiche. Noi fondamentalmente, attraverso cinque filoni fondamentali, cinque punti fondamentali, vogliamo dividere tematicamente il nostro comune, chiamiamolo così, il nostro intento di progetto di lista. Sicuramente una cosa importante è che dal periodo subito dopo la proiezione di Diaz, diciamo dopo l'estate, abbiamo cominciato a vederci in maniera molto serrata, almeno una volta a settimana. Sono passati diversi mesi e siamo usciti pubblici adesso. Perché? Perché comunque abbiamo fatto un'intensa fase di studio, vale a dire gli argomenti i filoni che vi esporrà poi Paolo, abbiamo fatto degli approfondimenti. Fondamentalmente siamo arrivati fino a un livello di aver cominciato a capire e aver capito determinate cose, ma sicuramente non a un livello precostituito di decisione. Noi sicuramente non vogliamo, ed è l'intento, ripeto, di questa sera, prendere decisioni senza consultare prima i cittadini, senza capire il problema su una certa cosa, piuttosto che la veduta su un'altra, piuttosto che il contributo che può arrivare da un cittadino o da un'aggregazione di cittadini determinati temi. Quindi questo sfocia inevitabilmente su una cosa molto importante, che con questo voglio chiudere. Prima di tutto vanno avanti le idee. Poi arrivano le persone giuste a fondamentalmente portarle avanti. Quelli che vedete qua, cioè quelli che sono qua, non sono la lista. Quelli che vedete qua sono l'inizio del progetto per formare la lista. E sostanzialmente la cosa più importante è proprio la squadra che si è formata, la squadra che vuole essere integrata con chiunque vuole partecipare, a partire da questa sera e a partire da delle iniziative che abbiamo fatto e abbiamo programmato successivamente. Sostanzialmente il gruppo di lavoro poi dopo sarà coinvolto, come dicevo, in riunioni tematiche e sugli argomenti veri e propri appunto lascio la parola. Allora, buonasera a tutti. Quello che in qualche modo noi vogliamo esporre questa sera non è tanto un progetto, ma noi vorremmo partire da un'idea. L'idea è quella che se domani dobbiamo parlare del futuro del territorio, non possiamo farlo da soli, ma lo dobbiamo fare insieme. L'idea è che se la prospettiva del comune, se c'è una prospettiva per questo comune, deve partire dalla comunità, deve partire dall'idea, dai sogni, dai progetti, dalle aspirazioni delle persone che compongono il comune. Per questo, ricollegandomi a quello che diceva Marco, abbiamo suddiviso le problematiche, le tematiche su cinque spazi. Abbiamo definito cinque macro aree, cinque tematiche, cinque linee guida su cui possiamo poter lavorare assieme alla comunità. Diciamo che il primo punto fondamentale su cui andiamo a lavorare è quello su cui pensiamo sia giusto che la prossima amministrazione possa lavorare, è quello del turismo e della cultura. Diciamo è una tematica che in qualche modo per un motivo o per un altro, per motivazioni economiche, per motivazioni di varia natura, è stata abbandonata. Noi crediamo sinceramente che il turismo possa e debba essere una risorsa. Qua c'è una risorsa se prima di tutto cominciamo a comprendere quello che abbiamo di fronte, cioè il fatto che abbiamo, cioè quello che abbiamo intorno, cioè il fatto che abbiamo sicuramente cose straordinarie da poter proporre. Queste cose vanno comunque sia confezionate, vanno migliorate. Si deve fare un intervento nei centri storici, si deve fare un intervento su quelli che sono i paesaggi che compongono il nostro territorio,
in qualche modo dobbiamo cercare di migliorare attraverso una cura del territorio e dei centri storici, come appena detto, e un miglioramento dell'offerta turistica, dobbiamo cercare comunque sia di far sì che il turismo diventi appunto una risorsa. Il turismo diciamo deve passare appunto da una promozione che è importante e fondamentale, quindi una parola fondamentale è la pubblicità, cioè cercare di creare un'offerta turistica importante attraverso una rivalutazione del territorio, ma soprattutto fare una promozione dello stesso attraverso diversi canali. I canali fondamentali sono sicuramente le istituzioni, sono sicuramente, passano sicuramente attraverso la collaborazione con le località a noi limitrofe. In qualche modo diventa importante quindi una collaborazione, la promozione la possiamo fare da soli, non la dobbiamo fare da soli, ma la dobbiamo fare insieme agli altri, insieme ai comuni che sono vicino a noi, ma soprattutto insieme alle realtà, alle grandi realtà che ci sono vicine. Urbino, Pesaro e Rimini sono tre centri che hanno comunque sia fatto dalla politica turistica un punto fondamentale. Ricollegandoci a queste realtà dobbiamo cercare di promuovere ciò che abbiamo, cercando comunque sia di far capire a queste realtà che è ovvio, noi abbiamo bisogno di loro, ma anche loro hanno bisogno di noi per incrementare quello che loro già adesso stanno dando. Da qui passo alla seconda parola, la cultura, di questa tematica che vi sto esponendo. Allora, la cultura, quando parliamo di cultura parliamo un po' di tutto, parliamo di territorio, parliamo di gastronomia, storia, sport, giovani, musica. Diciamo che negli ultimi anni, per quello che riguarda il nostro territorio, i campioni della cultura sono state le associazioni. Passiamo dalle associazioni culturali, fino ad arrivare alle società sportive, dalle associazioni che promuovono il territorio, alle associazioni che in qualche modo promuovono un'educazione musicale. Hanno lavorato tantissimo, hanno lavorato bene, hanno lavorato affinché comunque sia si facesse un prodotto culturale. Queste associazioni non vanno abbandonate, non vanno lasciate sole, vanno aiutate e integrate. Il comune si deve fare sicuramente promotore di iniziative in qualche modo dirette, deve integrare e coordinare in qualche modo i lavori che fanno le associazioni e cercare comunque sia di integrare la cultura di far sì che cultura e comunità siano una cosa sola, ci vuole un intervento abbastanza definito. Altra cosa sicuramente importante è il fatto che la cultura non può non essere legata oggi come oggi a uno dei settori più sviluppati del territorio comunale. Il settore di cui sto parlando è il settore scolastico. Pensare di ragionare in tronchi, ossia cultura e scuola, è assolutamente sbagliato. Bisogna integrare, far sì che la comunità scolastica, ossia questo patrimonio intellettuale umano che tutti i giorni comunque sia studia e va nelle nostre scuole, sia integrato nella gestione della cultura del territorio. Questo è, alla base di una costruzione comune, di un'integrazione della comunità scolastica con la comunità locale. E qui mi riallaccio ovviamente al secondo tema, che è il tema dell'istruzione. Come abbiamo detto, uno dei temi fondamentali è questo collegamento tra scuola e comunità. Altri due punti fondamentali li dobbiamo trattare partendo da un presupposto, che abbiamo uno dei poli scolastici più importanti della provincia di Pesaro Urbino. Quindi, partendo da questo, possiamo dire che questo patrimonio, cioè il patrimonio scolastico, va preservato. E non è un caso che noi questa sera siamo qui. Cioè, la scelta di questo luogo vuole avere un significato. E il significato è che il recupero di questo spazio è fondamentale per chi amministrerà il comune domani. Il recupero e la riabilitazione di questo spazio come luogo d'educazione, luogo della comunità, è un principio fondamentale su cui bisogna ribattere. E questo, in qualche modo, questo spazio qui, come altri spazi all'interno del comune, come per esempio, faccio l'esempio dell'istituto professionale,
vanno ricondotti alla loro funzione originaria. Cioè, questo deve tornare ad essere un asilo. Deve tornare a essere lo spazio nel quale, comunque sia, si facevano determinate attività. È un lavoro difficile, un lavoro che non si arriverà domani, però deve essere un obiettivo, deve essere l'obiettivo di della prossima amministrazione e anche di quella dopo. Se non si arriverà ad arrivare a perseguire, diciamo, questo risultato. Il secondo punto di cui che in qualche modo pensiamo essere fondamentale è la difesa totale di tutte le realtà scolastiche del territorio comunale. Allora, la scuola in sé per sé non ha un significato, non può essere messo dentro logiche economiche, dentro logiche governative, dentro logiche che in qualche modo fanno sì che si possa contrattare sulla scuola. Dentro la scuola c'è l'anima della comunità ed è per questo che tutte le realtà, il patrimonio scolastico che comunque sia distribuito sul territorio comunale va salvato e va promosso praticamente senza se e senza ma. Altro concetto fondamentale si ricollega al terzo tema, che è quello della sanità, dove appunto parliamo di un altro diritto da difendere, che è quello che è l'ospedale di Sasso Corbaro. È sicuramente avuto diverse trasformazioni durante questi anni e come alcuni di voi sapranno c'è una riforma sanitaria regionale che sta ridefinendo in qualche modo le strutture distribuite sull'intero territorio. Bene, allora, questo tradotto in termini spiccioli comporta per quelle che sono le realtà dell'entroterra ulteriori tagli. Allora, l'intervento fondamentale è anche qui la difesa della totale delle funzioni fondamentali che ha l'ospedale in questo momento. Questo non perché noi pretendiamo cose che non ci debbono, che non ci spettano. Fondamentalmente con il passaggio di diversi comuni a Romagna siamo diventati un comune di confine. Per questo territorio una realtà di questo genere è fondamentale, perché se un domani si dovrà ripensare la struttura degli ospedali distribuiti sulla regione, noi dobbiamo essere presenti. Cioè dobbiamo essere qui e pensare che quando si dovranno ridare delle funzioni degli ospedali locali, Poscovar dovrà essere presente e avere una struttura che gli permetta di essere reintegrato. E quindi sicuramente un punto molto importante. Legato alla sanità, c'è il discorso comunque del tema, della tematica dell'intervento sociale. Diciamo che oltre alle strutture che abbiamo praticamente sul territorio comunale, faccio due esempi, i Massaioli e Casa Andrea, l'intervento che un'amministrazione deve fare è quello sui servizi alla persona, cercando di proteggere le due categorie più deboli. Da una parte abbiamo gli anziani, dall'altra parte abbiamo i giovani. Allora, per quanto riguarda gli anziani, ci vuole una maggiore assistenza attraverso delle iniziative di volontariato che non partono per forza dalle persone. In qualche modo ci deve essere un intervento comunale, che un intervento amministrativo che in qualche modo indirizzi un volontariato preciso che coinvolga non solo chi vuole, ovviamente, i giovani che aiutano gli anziani, ma anche gli anziani stessi, cercando comunque sia di farli sentire parte di una comunità. Questo è importante, la comunità protegge il livello, diciamo, politico e sociale di una comunità, si misura da quanto riesce a coinvolgere le fasce più deboli. E altra cosa legata agli anziani sempre è la creazione di spazi di aggregazione. Mi sembra quasi incredibile pensare che nel territorio comunale non esistono spazi definiti e adibiti all'aggregazione tra, comunque sia, persone anziane. Aggregazione, cioè spazi dove possono fare attività ludiche, ricreative, incontrarsi, parlare, giocare a carte, cose di questo tipo. Stessa cosa, stesso problema abbiamo per i giovani. Non esistono spazi nei quali i giovani, cioè non esiste uno spazio, perché potrebbe essere paradossalmente anche solo uno, dove i giovani, le associazioni giovanili si possono incontrare, dove i giovani possono incontrarsi per creare progetti, dove possono suonare, dove possono vedersi, fare anche attività che siano intercomunali,
o perlomeno legate anche tra le frazioni. Sasso Corbaro si incontra con Mercatale, Mercatale si incontra con Caprazzino, e fare comunque sì iniziative insieme. Se non ci sono spazi, l'aggregazione non avverrà mai. Quindi questo può essere un motivo per cui si può prospettare anche il sorpasso di certe divisioni e di certi campanilismi che purtroppo per un motivo o per un altro ancora esistono. Da questo punto passiamo a un punto che sicuramente è uno dei punti più importanti di quelli che abbiamo un po' definito, è il tema del lavoro. Allora, il lavoro è legato a logiche nazionali, europee e internazionali. Difficilmente un comune, diciamo consapevoli, non è che veniamo a raccontare qualcosa che non è, ma siamo consapevoli che difficile sarà pensare di intervenire su un tema così delicato. Allo stesso tempo non crediamo che non si possa, e la prossima amministrazione non possa esimersi dal non affrontare un tema di questo tipo. È per questo che noi affianchiamo alla parola lavoro la parola solidarietà, con due interventi fondamentali. Allora, un intervento o più interventi che vadano a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso l'istituzione di bandi, attraverso un finanziamento e la detassazione di diverse tasse, in qualche modo una solidarietà che in qualche modo recuperi i fondi, mi scuso per la ripetizione, che recuperi i fondi attraverso un'ottimizzazione dei costi di certe strutture comunali. Attenzione, non ho detto tagli, ho detto ottimizzazione, perché si può intervenire, si può andare a recuperare soldi dove comunque sia c'è una possibilità di ottimizzare i servizi. Da questi interventi si possono ricavare dei fondi per le famiglie che hanno appunto diverse difficoltà. Il secondo punto su cui noi vorremmo intervenire per quanto riguarda il lavoro è la creazione di una rete. Ci sono ovviamente strutture provinciali che fanno comunque sia rete tra imprenditoria e persone in cerca di occupazione. Il comune può fare un'operazione simile cercando di coinvolgere comuni che comunque sia limitrofi, strutture diciamo sempre del territorio, e creare un circolo virtuoso per cui le persone senza occupazione hanno, si presentano al comune, si registrano in una lista. La domanda di determinate imprese fa sì che le persone in cerca di occupazione vengano formate attraverso dei corsi affinché quelle figure che sono ricercate appunto dall'azienda possano essere compensate. Cioè, una persona che perde il lavoro a 50 anni, che probabilmente non è formata al tempo con le strutture attuali, in qualche modo può essere reintegrata attraverso degli interventi mirati. Difficile, ma possibile sicuramente fare un intervento di questo tipo. Ultimo punto, e poi chiudo, è sicuramente il territorio. Ne abbiamo già parlato in parte. Il territorio, dobbiamo pensare che è un territorio bellissimo e straordinario, quello che abbiamo tra le mani. Bisogna preservarlo, bisogna far sì che i centri storici, e forse qua mi ripeto perché probabilmente l'ho detto in parte anche prima, i centri storici vanno restaurati e recuperati. Va fatta un'operazione comunque sia di recupero di certe situazioni, come è stato fatto, non andiamo tanto lontano, in Romagna. Cioè, in Romagna, voi andate nell'entroterra romagnolo, si hanno comunque sia centri storici curati che hanno una perfetta offerta turistica. Stessa operazione dobbiamo farla da noi, non lo possiamo fare da soli, dobbiamo interpellare le istituzioni, ma questo è ciò che deve fare un'amministrazione. Oltre ai centri storici, ovviamente parliamo di natura. Abbiamo un fiume. Il fiume va salvato, va sanificato, va reso fruibile dalle persone che abitano questo territorio, va reso fruibile a chi viene in questo territorio. E quindi un recupero totale del corso del fiume, che non passi ovviamente dal comune, ma passi diciamo, dalla,
da coinvolgimento delle istituzioni. Adesso non ci sarà più la comunità montana, ci sarà un'unione di comuni, ma bisogna far sì che l'intero corso del Foglia venga in qualche modo recuperato, perché di Foglia stiamo parlando. Altra cosa sicuramente è il paesaggio che abbiamo intorno. Le colline che abbiamo appunto nel territorio comunale sono così perché qualcuno le cura. Abbiamo gli agricoltori che ovviamente lavorano la terra, lavorano i campi, tengono in una certa situazione i boschi. Questi agricoltori vanno comunque sia aiutati a far sì che un giorno queste colline rientrino in quell'offerta turistica di cui parlavamo prima, perché il paesaggio è parte di questo intervento, di questa promozione turistica di cui vi ho parlato prima, che penso che possa essere un punto fondamentale e non solo risorsa per il territorio così, ma anche una risorsa di lavoro. Se si crea un certo flusso sul territorio per quanto riguarda il turismo, si possono aprire attività, si possono aprire comunque strutture ricettive e altre cose di questo genere. Abbiamo parlato di 5 macro tematiche e ovviamente sono abbastanza vaghe, ci sono riferimenti precisi, ma non abbiamo definito tutto. Questo perché, come è stato anticipato, abbiamo bisogno delle vostre domande, abbiamo bisogno delle vostre proposte, abbiamo bisogno delle vostre idee, attraverso questa sera ovviamente, e anche attraverso un'iniziativa che, di cui vi parlerà Claudia. E io ho finito. Grazie mille. L'iniziativa ci vogliamo proporvi a conclusione delle assemblee che faremo nelle varie frazioni ha lo stesso nome di questa serata, si chiama Il Comune che vorrei, e nasce dalla volontà di consultare e di stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza, dei cittadini. In pratica troverete nei giorni successivi ad ogni assemblea, nella frazione in cui abbiamo svolto l'assemblea, una cassetta postale in un luogo prestabilito e che comunicheremo, in cui potrete inserire le vostre idee, le vostre proposte, i vostri suggerimenti, i vostri dubbi e le problematiche rilevate e quant'altro vogliate. Quindi cito proprio quello che abbiamo scritto: tutto quello che secondo voi può dare un contributo a costruire il futuro del comune che vorreste. A Mercatale la cassetta resterà appesa fino al 28 gennaio di fianco alla sezione di Rifondazione Comunista davanti alla tabaccheria, fino al 28, sì. Poi il 28 ci sarà la prossima assemblea nella frazione di Case Nuove Celletta, il luogo ancora è da definirsi. Mercoledì 29 saremo a Caprazzino, al bar di Caprazzino. Lunedì 3 febbraio saremo a San Donato presso il Circolo. E infine giovedì 6 febbraio saremo nella sala consigliare di Sasso Corvaro. Interventi, io un po' di ghiaccio. Ma io una domanda da fare. Ah, scusate. Si sente? Allora, io diciamo, dichiaro subito che sono venuto qui per questo tema del comune che vorrei. Perché mi sono sentito chiamato in causa dicendo: caro Cesare, forse qualcuno vuole sentirti, vuole sapere cosa vuoi dire, e qui sono venuto molto volentieri. Che poi il meccanismo si esprima attraverso una comunicazione di giro di qua, perché se no. E il meccanismo si esprimerà attraverso una raccolta di lettere, di comunicazioni, quello è un altro discorso. Però rompo il ghiaccio per cercare di avere delle risposte io personali. Come cittadino, parte di una comunità, accetto diciamo, gran parte di tutto quello che avete dato come pilastri, chiamiamoli così, delle vostre idee fondamentali, e ci sono molte domande che però mi si pongono e le pongo, non tutte, qualcuna la scriverò.
Per esempio, una domanda è la comunicazione. Cioè io faccio parte di una comunità di cui non so niente. Cioè l'amministrazione comunale, non voglio criticare vecchie amministrazioni, nuove amministrazioni, non è quello che mi interessa. Però come cittadino di una comunità non capisco che cosa stia svolgendo l'amministrazione comunale in maniera semplice, perché io non posso andare a leggere un documento dove c'è scritto visto il decreto, considerato il primo, un affare di tre pagine, così potrei arrivare a una righetta che non ci arrivo neanche a leggere. Ecco, direi che una delle cose che volevo chiedervi è che cosa avete intenzione di proporre in termini di comunicazione. L'altro, e poi mi fermo lì perché poi lo scrivo, l'argomento è invece legato a questo, cioè le attività che l'amministrazione pubblica, l'amministrazione comunale, in fattispecie, svolge, mi vedo io un po' come un finanziatore, no? Io sono parte della comunità, do dei soldi e poi c'è qualcuno che investe, che lancia iniziative, che spende questi soldi. Io francamente di quello che succede non so un granché, cioè non so perché, non so quando succedono queste cose, che risultati ho ottenuto. Faccio un esempio banale, c'è un parco fotovoltaico, mi pare, no? Che rendimenti ha dato, che flusso di denaro sta dando alla comunità, perché si parte dal presupposto che faccio un investimento di quel genere perché poi tornano dei soldi in casa e poi possano essere rispesi a favore della comunità, scuole, anziani, compagni. Ecco, tutte queste cose qui, tutto quello che succede nella casa comunale, che dovrebbe essere patrimonio nostro, perché siamo noi che spendiamo questi soldi, io ne so poco o nulla. Devo andare a chiedere io che cosa succede, spesso le risposte sono delle battute, oppure sono magari anche delle descrizioni, però sono sempre molto vaghe. Io non so praticamente come azionista di questo comune che cosa fanno, che fine vanno i soldi che io do con le tasse. O qui mi fermo qui e vi ringrazio se potete darmi le vostre idee. Sì, questo sicuramente è un tema tra i primi che abbiamo un po' affrontato. Quindi mi ricollego a quello che dicevo prima. Quando in effetti ho collegato la trasparenza alla comunicazione, all'informazione, è una cosa che secondo noi è importantissima, esattamente come esempio banalissimo, abbiamo aspettato tanto prima di uscire pubblici con questa idea, proprio perché l'abbiamo meditata in tutto e per tutto, finché non eravamo sicuri anche dell'ultimo spigolo del tavolo. Comunicazione, allora, al di là di tutto, noi siamo partiti per esempio incontrando questo problema, nel senso che comunque un gruppo di ragazzi che vuole informarsi su determinate cose al giorno d'oggi va su internet e al di là di parlare del sito web del nostro comune piuttosto che di un altro comune, ho visto una totale differenza magari tra vari siti web che avevano quello che si chiama progetto di trasparenza e molto più leggibile e chi meno. Sostanzialmente quello lì, adesso come adesso, è uno dei mezzi da potenziare, assolutamente, perché comunque sinceramente non è possibile che una persona, una caso, mi parlo del sottoscritto, ci ha messo una mattinata per più o meno trovare tutte le cose di cui aveva bisogno ed erano cose semplicissime, vale a dire il bilancio. È vero, bastava andare al consiglio comunale e sostanzialmente per un problema innegabile, fondamentalmente spesso il consiglio comunale è per forza di cose incomprensibile, perché ci sono le libere, diciamo, nominate con il numero e soprattutto la dicitura in gergo, tra virgolette.
A quel punto, quindi, come bisogna fare? Bisogna sostanzialmente, dal nostro punto di vista, fare la prima cosa che abbiamo fatto e l'ultima fino ad ora. Vale a dire, la prima è incontrare la gente dove la gente ti vuole incontrare. Noi, vabbè, ad esempio, siamo andati in piazza. Questa sera siamo in una pubblica assemblea. Secondo me mancano pubbliche assemblee. Mancano pubbliche assemblee dove si discute e si accettano fondamentalmente idee proposte in maniera continuativa, perché se un progetto parte come questa sera a richiedere le proposte, non vedo perché una volta che ipoteticamente ci sia un'amministrazione, si insiede il contatto, non vedo perché non debba continuare con pubbliche assemblee costanti, soprattutto perché uno, non tutti hanno voglia o possono accedere ad internet, ad esempio a un sito web molto più leggibile, e soprattutto perché il contatto vis-à-vis il contatto fisico è tutt'altra cosa. Sicuramente questo può essere un punto di partenza. Poi dopo è ovvio che fondamentalmente in maniera un po' più dettagliata la prima cosa che secondo noi un'amministrazione deve fare è un open data del comune, dove fondamentalmente si individua il punto di partenza anche finanziario, si individua anche il punto di partenza delle risorse disponibili proiettate, perché comunque spesso un bilancio comunale si basa su proiezioni e su quello che sarà. Fondamentalmente una prima assemblea dove si capisce esattamente il punto di partenza e poi quelle successive dove si va a dire passo passo quello che si fa e come lo si fa. Io credo, non so se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa, però i due punti fondamentali sono questi, perché comunque voglio dire il vecchio contatto vis-à-vis e il nuovo, chiamiamo contatto sito web, devono essere assolutamente potenziati, ma più che potenziati, ottimizzati, sicuramente questo. Io volevo dire qualcosa. Il concorso è tutto bene, tutto bello, insomma, concorso di idee è qualche cosa che ognuno può dire, esprimere, il comune che vorrei, quello che servizio, la cultura, insomma va tutto bene, però il comune si basa su un bilancio che è fatto di entrate e di uscite e quindi bisogna sapere anche dire se io voglio realizzare determinate cose, come, a che cosa attingo, quali possono essere i contributi, eccetera, e questo insomma deve essere chiaro di partenza. Poi per quello che si riferisce al discorso del turismo e della cultura, il turismo e la cultura, noi abbiamo assistito ad una grande crisi economica e la prima cosa che viene tagliata dallo Stato, Regione, giù è stata insomma la cultura, quindi non credo praticamente che si possano fare cose chissà quanto, diciamo così, se non attingendo a privati, facendosi aiutare insomma da privati, però in sostanza quello che abbiamo è molto limitato praticamente dai bilanci dello Stato, della Regione, delle province, eccetera. Quindi un concorso di idee rimane praticamente lì un po' riduttivo, se voi ragazzi non riuscite anche a vedere che poi insomma ci sono anche emergenze molto gravi. Voi prima avete citato quella lì dei fiumi, voi avete detto bene, però i fiumi una volta la bonifica, se non sbaglio, la faceva la Val del Foglia, adesso non la può più fare perché non ci sono soldi, eccetera. Mi sbaglio, poi è successo adesso che recentemente ci sono stati dei comuni del nostro Montefeltro, Piobico, eccetera, che hanno chiesto alla regione di provvedervi in maniera autonoma, quindi mandando dei privati a ripulire il fiume, eccetera. Il comune di Sasso Corvaro in questo non si è espresso. Avete invece ragione per la comunicazione, che purtroppo praticamente la comunicazione non c'è. Noi oggi abbiamo un sindaco che comunica sulle piazze urlando, cioè forse una comunicazione un po', diciamo così, datata insomma nel tempo.
ma io so per certo che ci sono stati anche nella nostra attuale minoranza del comune qualcuno che ha voluto anche fare che le consigli comunali fossero, ecco, registrati come voi adesso registrate, messi sul web, considerando il fatto che ci sono i giovani che vanno sul web, ci sono le persone anziane però che sul web non vanno, allora a quel punto va bene praticamente il volantino. Quindi insomma è molto giusto quello che dite, molto giusto il concorso delle idee, però un bilancio di un comune sono entrate e uscite. E il comune non è una società di mutuo soccorso, non può essere. Rispondo io. Per quanto riguarda la cultura, è ovvio che ci sono difficoltà economiche che riguardano comunque sia tutte le realtà, dal nazionale a regionale. Non è meglio far intervenire un po'? Ok, se no, va bene, ogni intervento è meglio. Sì, sì. Comunque sia di iniziativa, questo non significa che si vada a incidere sul bilancio comunale. Si possono fare degli interventi, ci sono comuni virtuosi come il comune del Peglio che ha fatto degli interventi sulle varie strutture del comune che hanno portato dei finanziamenti che sono stati reinvestiti, quindi possibilità di intervento ce n'è, ma oltre questo sicuramente ci sono tanti bandi regionali, provinciali, europei soprattutto, che comunque sia vengono sfruttati in minima parte. Se voi pensate dell'intero territorio, cioè della nostra vallata, della comunità montana, l'anno scorso è stato promosso dalla provincia un progetto Più Cultura, che finanziava il 70% dei progetti che venivano presentati dalle associazioni. Ecco, se un comune si fa promotore, cioè si fa comunque sia capofila di progetti che vengono presentati all'interno del comune, quindi se ne sceglie uno e si mobilita per far sì che venga finanziato, si può accedere a determinati finanziamenti. Questo per la cultura, questo per il fiume. Diciamo che i fondi europei in qualche modo vengono suddivisi tra fondi che gestisce direttamente la comunità europea e fondi strutturali che vengono dati alla regione. La regione definisce degli assi, abbastanza larghi, sui quali si può intervenire. Si fa una progettualità che deve, l'abbiamo prima accennato, interfacciarsi con le località limitrofe. Non si può fare un progetto che è sul fiume, che è legato a singole operazioni di volontariato, per cui l'associazione dei tali fa una gita sul fiume e lo va a pulire. Cioè, è una cosa onorabilissima. Il discorso è un progetto che in qualche modo risponda a queste necessità e che vada a pescare dove ci sono comunque sia dei fondi istituzionali, ci sono possibilità. Il problema è avere una forte attenzione su quelli che sono i bandi e poi andare a intervenire. Le possibilità ci sono, però bisogna sfruttarle. C'è stato qualche mese fa, adesso non mi ricordo quando, un finanziamento regionale di 20.000 euro, se non mi sbaglio, potrei sbagliarmi, prendetelo così, per quanto riguarda l'integrazione di materiale bibliotecario nelle biblioteche appunto della Regione Marche. Il comune deve essere attento, attenzione, ci si mobilita perché certe associazioni curino un progetto e poi si va avanti. È ovvio che sul bilancio comunale difficilmente si può andare a intervenire, però penso che ci siano delle possibilità che si possa fare questo discorso di riferimento fondi. Per quanto riguarda l'Arche dell'Arte, io è un tema che ho molto a cuore. Io sono laureato in storia e la tesi triennale l'ho fatta sull'Arche dell'Arte, Sasso Corvallo e l'Arche dell'Arte. Quindi ho studiato un po' quello che è stata la storia di Rotondi fino all'istituzione del premio. Il problema del premio è stato che in tanti anni questo premio non ha lasciato alla comunità niente. Cioè, cosa vuol dire? Che se io faccio le Olimpiadi,
per fare un esempio, progetto un campo di, della nazionale italiana dal quale verrà fuori un quartiere. Perché si fanno dei progetti? Perché certe cose che appunto servono e hanno funzione, hanno delle funzioni sulle manifestazioni, devono avere comunque una funzione anche dopo. Cioè interventi sulla rocca, interventi a livello territoriale, non si può pensare di spendere dei faccio degli esempi, c'è il concerto nella rocca, allora viene promosso dall'Arca dell'Arte, si fa un altro intervento, viene promosso dall'Arca dell'Arte, perché diventa una vasca dove pescare e fare piccoli interventi qua là. Ci vuole un intervento preciso, e quello che penso che condividano tutti è che l'Arca dell'Arte è una manifestazione sicuramente importantissima che va curata per quanto riguarda il discorso istituzionale, va mantenuta la premiazione e tutto il resto. Inoltre va coinvolta la comunità. Si deve fare una manifestazione che la comunità non solo veda in quei giorni che c'è l'Arca dell'Arte, molti non sanno neanche che c'è, si vede in cartello, c'è l'Arca dell'Arte, punto. Quindi è una manifestazione che esca dai palazzi, per essere un po' chiari, e che in qualche modo coinvolga la comunità. In più che lasci, una volta che si facciano degli interventi, qualcosa alla comunità stessa. Cioè se si fa un intervento nella rocca, per cui, per dire, faccio un esempio, si mette una sala dove viene messa, viene deumidificata, viene fatta una teca protetta, con dei soldi che vengono dall'Arte dell'Arte, per un progetto che prevede una mostra all'interno della rocca, io penso che rimarrà comunque una sala che è stata deumidificata con un vetro antiproiettile, come volete voi, che però può essere utilizzata anche per altre cose. Questo per quanto riguarda l'interno, per quanto riguarda l'esterno, per quanto riguarda, diciamo, tutte le situazioni su cui si può intervenire, attingendo da un fondo che comunque è una possibilità per il territorio. Deve essere una possibilità. Se noi pensiamo, e chiudo perché mi sto dilungando, che è stato speso circa 1 milione di euro per l'Arca dell'Arte e non ci troviamo niente, cioè la rocca dentro la rocca, io ho fatto anche il custode dentro la rocca, e dentro la rocca praticamente c'è il bagno che sta praticamente, non si può utilizzare perché ci sono delle rotture interne, penso che sia abbastanza scandaloso. Cioè la rocca dove c'è stato il primo rotondo dell'Arca dell'Arte non si può utilizzare un bagno perché comunque sia c'è una rottura interna che potrebbe creare dei problemi alle murature interne. Questo penso che sia. Una conclusione che ha detto secondo me giustamente Paolo, e mi ricollego subito all'Arca dell'Arte. Io credo che non con i milioni spesi, ma anche con il budget da attuale, che può essere visto da un lato o dall'altro, può essere risicato se si pensa a quegli altri soldi che sono arrivati, e può essere invece più cospicuo, dipende come uno lo vede. Sostanzialmente, cioè, sono stati fatti nel tempo interventi per migliorare, diciamo, la scena dell'Arca dell'Arte. Lo vediamo tutti quando andiamo nella sala comunale, vediamo tante cose che vanno, vengono, colonne o quant'altro. Secondo me, ed è qui proprio un piccolissimo esempio, solo per concludere il discorso di Paolo, non ci voleva poi centinaia di migliaia di euro a trasformare l'intero parco o la sala comunale in un teatro. Mi ricollego al discorso della cultura, perché comunque se il comune di Sasso Corvara si dotasse di un teatro così fatto, e non solo del bellissimo comunque Teatrino della Rocca, potrebbe rientrare in un circolo di teatri che comunque, voglio dire, non stanno altro che queste organizzazioni cercando teatri dove andarsi a proporre. E quindi mi ricollego alla domanda precedente, dove si dice che fondamentalmente c'è un bilancio, lo so perché in HC l'abbiamo studiato, e dopo aver fatto un po' di fatica a trovarlo. Al di là delle battute, cosa è successo? È successo che muovere il fatto che ci sia la crisi, che comunque ci sono determinate entrate e uscite, proprio sul fatto della cultura, perché sinceramente è un po' come dire,
come non sapere come stanno lavorando adesso tutte le associazioni, perché se non ci sono periodi di vacche grasse per un comune, tantomeno per un'associazione, tantomeno per una Proloco, dove all'interno tutto quello che entra e tutto quello che esce è dell'iniziativa. Fondamentalmente la Proloco organizza, e questo è un parere spassionato mio, organizza molto bene, perché comunque fondamentalmente non è che sono periodi di vacche grasse per l'associazione, però vedo che l'offerta culturale c'è, vedo che l'offerta culturale arriva anche da altre associazioni, vedo che l'offerta culturale arriva da iniziative io non vorrei dire sporadiche, ma dico che sono sporadiche semplicemente perché poi la sporadicità viene raggruppata in un unico libretto volantino. A questo punto qua, secondo me, l'offerta culturale con un bilancio dell'offerta culturale virtuoso può essere assolutamente fatta. Poi, se noi teniamo conto del bilancio, ovviamente non è che siamo venuti qui in tempo di crisi a dire che ridiamo il lavoro a chi non ha, a chi non ha, a chi non ce l'ha. Ovviamente le parole che abbiamo detto sul lavoro sono molto limitate, perché comunque sappiamo benissimo che la legislatura che ci sarà, la prossima legislatura, sarà difficilissima perché c'è un patto di stabilità. Però il patto di stabilità, guardiamoci un attimo in faccia, se invece di far arrivare soldi ai singoli comuni che non possono spenderli perché hanno il patto di stabilità, e invece di questo passaggio si fanno arrivare soldi da altre parti per spenderli per la nostra comunità, parlo di comunità montana per esempio, questo è un circolo virtuoso, perché comunque voglio dire è inutile che si possano avere dei passaggi di soldi che non si possono spendere. Tutto questo per dirvi che non vogliamo entrare troppo nel dettaglio perché non è una sede dove daremo un programma, però fondamentalmente che un comune abbia un bilancio che ha entrate e uscite, sì, ce ne rendiamo conto. Allora io da un lato mi complimento con questi giovani, questi ragazzi che, tra virgolette, seppure in maniera tardiva, ecco, cominciano un po' ad occuparsi della cosa pubblica intesa in senso allargato. Per le considerazioni che io finora ho sentito, mi pare che le cose siano molto generiche, cioè io spero che nelle settimane a venire, non è che siano tantissime, che sia un approfondimento di temi, sulle compatibilità, ecco, per esempio anche sull'arte dell'arte, almeno non so se anche la Paola in giro, se siamo arrivati alla 16ª o alla 17ª edizione, però mi pare che non tutto sia stato chiuso nell'arco di una giornata, però una serie di iniziative si sono sviluppate sia sul territorio nazionale che addirittura anche nella sede ONU di Ginevra, quindi acquisiamo anche un po' di informative sulle cose che sono state fatte. Poi è chiaro che qui ci sono dei limiti, delle compatibilità, e certamente io invito anche alla prudenza, perché mi pare che sulla tematica del lavoro qui si sta immaginando una specie di ufficio di collocamento, cosa che da un punto di vista legale, di legittimità, è impossibile, perché non ci vogliono delle autorizzazioni in cui addirittura si va a dire, ma vabbè, insomma, quando quello perde il lavoro magari il comune interviene, poi potremmo fare dei corsi. Infatti che questa cosa se ne sta discutendo a livello nazionale, ci sono già degli enti preposti e credo che anche tra i provvedimenti che il governo adotterà nelle settimane a venire ci saranno anche delle soluzioni un po' più pregnanti per quanto riguarda questo discorso, che certamente allora, in sostanza quello che io voglio significarvi, e lo dico con molta amicizia, che se i termini sono quelli che io vedo stasera, non vi nascondo che sono enormemente preoccupato, perché voglio dire vedo che la consistenza, le tematiche, per come le avete esposte, per le problematiche che avete affrontato, mi dà l'impressione che
vengono un po' preoccupati, poi cioè, i cittadini sono liberi, quanti dovessero ritenere che diciamo, questo gruppo di persone, perlomeno con le cose che si sono sentite questa sera, possa poi andare a dirigere la cosa pubblica. Io poi direi anche che diciamo, tra i vari temi affrontati, si parla di giovani, di anziani, di struttura, che anche sulle cose che sono state dette, mi pare sia sia su altre iniziative che si possono prendere anche dal punto di vista sociale, cioè non basta fare delle enunciazioni, bisogna partire dai dati concreti e da quelle che sono le possibilità che possono essere sviluppate. E così butto su fra le altre cose, anche perché poi sono, diciamo, anche se poi il comune di Sasso Corvara è un comune piccolo, anche se poi il comune maggiore che noi abbiamo come entità numerica qui nella zona, cioè diciamo non è che il comune possa risolvere e affrontare tutte le problematiche, però certamente come il consiglio ha dato prima che viene cambiato un po' ad approfondire, cioè non tanto i bilanci in sé per sé, ma tutte le situazioni che ci sono dietro i bilanci, gli impegni e le cose che diciamo il comune effettivamente può fare. Quindi, fra le varie cose che si parlava di giovani, di anziani, con iniziative molto generiche, fra i tanti problemi che ci sono e nessuno finora li ha posto mano, noi abbiamo qui una presenza anche nel nostro comune di extracomunitari molto ma molto significativa e che crea problemi non da poco, perché sono persone che parlano generalmente con il loro linguaggio, non socializzano e poi mi fermo perché poi ci sono anche situazioni in cui probabilmente anche in termini di azioni un po' più quindi voglio dire, anche questa è una problematica che certamente, cosa che in questi anni assolutamente non si è intervenuto e che in altri comuni d'Italia, specialmente al nord, alcune iniziative sono state sviluppate proprio per riuscire diciamo a creare momenti di socializzazione o quant'altro, ecco, però questo è uno dei tanti problemi che voi dovrete mettere in cantiere per vedere cosa i futuri amministratori, cosa l'amministrazione comunale oggettivamente può fare. Io qui mi fermo perché ho un enciclopedia, non voglio sviluppare qualcuno può fare anche qualche altra domanda sul seguito appunto dell'evento io ho seguito tanto meglio perché è passato il per i tempi politici che stiamo percorrendo, vedere stasera un gruppo di giovani che si è impegnato, ha cercato di approfondire alcuni temi, si propone per costruire un programma aperto che potrebbe sfociare anche in una lista elettorale, a me apre il cuore, ve lo dico sinceramente. Con questo distacco che c'è fra politica, fra cittadini, vedere delle persone così che si mettono in gioco e sentire un professorino, no? Che mi insegna a vivere, veramente mi dà fastidio, no? Allora io non ho niente da dirvi, vi dico solo andate avanti, il vostro progetto comunque vada, va riconosciuto che siete dei ragazzi coraggiosi, dimostrate di essere anche preparati, perché dietro avete studiato letteratura, letteratura, e quindi è logico che non vi si può chiedere nei dettagli un programma oppure delle virgole e così via, perché rimanendo il progetto che avete in mente di creare un programma partecipato. Siete venuti qui dicendo noi ci mettiamo in gioco, vogliamo costruire con i cittadini un programma, dateci dei suggerimenti, se poi che alla fine potrebbe sfociare in un progetto politico. E quindi penso che siete partiti bene con le idee giuste e andate avanti. Non posso
cui mi volevo riferire, non posso neanche io non sottolineare quello che diceva Maurizio, perché credo che aveva ragione, insomma, in un momento in cui, no, lo vediamo tutti, la politica nazionale è diventata quella che è diventata, vedere un gruppo di ragazzi, vedere che, no, è vero, tardi, però devo dire il fatto che, no, abbiamo qui davanti una platea di giovani che ce l'hanno messa tutta, ce la stanno mettendo tutta, io credo che sia già questo di per sé, non perché ci accorgiamo tutti, che sia in politica, sia nelle associazioni, sia di qualsiasi altra, volevo dire, associazione anche locale, no? Sono sempre questi. Credo che non sia questo il caso, che ci sono delle persone nuove, giovani, che vogliono impegnarsi. Mi complimento e complimento. Volevo solo prospettarvi una tematica, che è quella dell'associazione dei comuni. Voi sapete benissimo, avete letto, no, che si sta anche in questa tematica muovendo anche a livello nostro, perché a Monte ci hanno provato, purtroppo è andata male, a Valle però non è andata male, cioè ci sono due comuni che sono uniti, due comuni che hanno fatto associazione. Quindi anche qui volevo dire, è chiaro che non la pretendo stasera, però credo che sia una tematica su cui vi dovrete esprimere, perché credo che ci va bene prima, mi pare Marco, che oggi, specialmente oggi, amministrare un comune da soli senza guardare il contesto intorno a noi credo che sia abbastanza difficile, quindi credo che anche questo è un tema su cui vi dovrete cimentare. Comunque complimenti. Una piccola cosa perché è in questo comune, infatti il problema più grosso è proprio quello, cioè, chiamiamolo all'interno della comunità montana, cioè questi territori sono completamente ignorati in sostanza da dove arrivano i soldi, da regione, provincia, da quelli ambienti, l'ospedale è un esempio di questo. E cioè, riuscire ad avere anche qualche fondo in più vuol dire, purtroppo, diciamo così, purtroppo si può dire andare oltre il comune, cercare di riuscire a interagire con altri comuni per poter poi fare delle progettualità comuni per avere poi dei fondi, perché qui in sostanza poi si tratta di avere proprio dei soldi. Purtroppo anche giustamente il signore come diceva, cioè, l'aggregamento dei comuni dovrebbe essere una cosa quasi obbligatoria, purtroppo io vengo da Pian di Meletta, è andata male, e la gente non ha compreso, cioè, qual era il vero problema, cioè che cosa bisognava fare, non ce l'hanno presa, ma come, gli ha detto, gli ha tolto la chiesa, ti tolgono la chiesa, ti chiude la porta, la porta se deve chiudere, chiude ugualmente, insomma, e purtroppo è andata senza che le persone hanno compreso, perché il problema più grosso è questo, i soldi arrivano dalla provincia adesso, abbiamo, le tolgono, arriva dalla regione, quindi per avere accesso ai fondi della comunità europea devi contare qualcosa, queste valli qui sono assolutamente abbandonate, gli stessi sindaci quando devono andare a parlare in regione devono bussare, ti diamo 5 minuti, dimmi cosa vuoi, per cui metà dei problemi che state discutendo purtroppo sono comuni, diciamo, in tutta questa valle, per cui cercare in futuro, io mi auguro che ce la fate, perché è meglio gente giovane, magari con qualche esperienza, che gente adulta, scusate, che lavora malissimo e che se ne fotte proprio di cercare di migliorare qualcosa. A me sembra che questi ragazzi qui abbiano delle buone idee, poi magari tante non si possono realizzare, ma quello che è importante è avere voglia di fare, insomma. Per quello che è stato detto fino adesso, diciamo che riprendo un attimo il discorso dell'arte perché forse non sono stato chiaro. Io non volevo dire che le associazioni che hanno organizzato con i fondi dell'arte sono le colpevoli di questa operazione, ma che non si possono utilizzare quei fondi per diciamo, organizzare eventi. Bisogna che le amministrazioni e il governo di queste iniziative venga sostenuto attraverso altri interventi, questo giusto per fare una specifica. Per quanto riguarda il discorso che nei primi anni sicuramente l'Arca dell'Arte ha dato comunque una certa prospettiva come iniziativa per quello che riguarda il territorio, assolutamente, il discorso è che se noi dobbiamo pensare al futuro parliamo delle problematiche,
che ci sono state, non ovviamente delle grandi cose che sono state fatte. Sul discorso dell'approfondimento del programma, mi sembra ovvio che la serata non era e non è per dare un programma predefinito. Le soluzioni, come ho detto io all'inizio, le troviamo insieme, le troviamo con delle idee, cioè come risolvere il problema dell'immigrazione. Allora, è ovvio, noi abbiamo un'idea che parte dei principi di centrosinistra, quindi in qualche modo questo tema va affrontato, ma questo non significa assolutamente che noi abbiamo le risposte, ma che comunque sia ci impegneremo affinché in accordo con la comunità si possano trovare delle soluzioni che portino alla risoluzione e all'integrazione di queste persone. Esistono, queste persone vivono, sono persone umane che stanno in questo territorio e che possono essere una risorsa per questo territorio. Non devono essere trattati come uno dei tanti problemi della comunità, ma devono essere trattati come comunque sia una situazione abbastanza complessa che va recuperata. Le idee noi qualcuno le abbiamo, ma sicuramente non siamo qui per insegnare niente a nessuno e aspettiamo e speriamo che voi ci diate le vostre. Grazie. Posso... Io a questo proposito avrei una domanda da fare. Io vorrei partecipare, vi scriverò, farò obbligo. Come faccio a seguire l'iter, lo sviluppo che parte da 5 principi, chiamiamoli o valori fondamentali, a un eventuale domani programma politico? E come faccio a stare dietro? Allora, sia questa sera che attraverso la cassetta che appunto girerò al territorio, forse no, si può comunque sia lasciare contatti, sia email che post che numero di telefono, con i quali si richiede un aggiornamento, oppure con la quale si richiede di partecipare, quindi quando vi vedete, dove vi vedete, e a quel punto si può, cioè a vari livelli si può partecipare, no, sul discorso sul discorso che si porterà avanti da prima. Sì, diciamo che comunque voglio dire, da quel punto di vista proprio l'intento della serata era proprio questo. E vorrei ribadire che noi non siamo la lista, ok? Cioè nel senso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 più 1, dice ne manca solo uno. No, noi fondamentalmente non saremmo venuti qua se fondamentalmente avessimo il programma dettagliato. L'avremmo potuto scrivere, per carità, però con tutti anche eventuali errori di inesperienza. Cioè questo non è fuori dubbio. Però questo termine qua, l'inesperienza, è un po' un termine un po' abusato, soprattutto quando arriva davanti un giovane, anche se ho quasi 40 anni. E diciamo che fondamentalmente non è che un gruppo di giovani che si propongono hanno inesperienza, secondo me hanno esperienze diverse, perché andare a amministrare un comune, così come a fare qualsiasi altra attività che riguarda una comunità, vuol dire conoscere la gente, vuol dire parlare con la gente, vuol dire capire la gente. E io credo che ognuno di noi, ho fatto tutto il giro, abbia ognuno la propria esperienza proprio riguardo a questo, riguardo al lavoro che fa, riguardo all'attività di volontariato che fa, riguardo all'associazione a cui partecipa. Quindi fondamentalmente non credo da quel punto di vista che ci sia un grosso problema nello stendere un programma insieme a voi. E poi per il resto spero che la cassetta sia abbastanza grossa per l'enciclopedia, così almeno si può lasciare dentro. Posso? Vado lì perché così si sente meglio. Allora io mi associo ai complimenti che altro hanno fatto nei vostri confronti, perché anche a me ha commosso vedere giovani che si gettano nella mischia perché ce n'è bisogno. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, vi incoraggio in questo senso, che io ho visto gente espertissima fare delle nefandezze incredibili, per cui voglio dire state tranquilli, perché molte volte l'esperienza, chi si crede arrivato, pensa di poter fare quello che gli sbaglia. Ho degli esempi proprio concreti. Secondo me una cosa che è molto importante,
è che quello che a volte hanno detto i presidenti degli Stati Uniti addirittura, no? Che dicono agli americani: non chiedete cosa farà il vostro presidente per l'America, ma dite che cosa farete voi cittadini per gli Stati Uniti. Cioè, il concetto è questo: se voi riuscirete nel miracolo di costringere i cittadini a interessarsi alla cosa pubblica, avrete già raggiunto qualcosa di importante. E qual è il concetto? In effetti è quello di programmare periodicamente delle assemblee, che al di là, io tante volte, tutte le volte che vedo l'avviso del Consiglio Comunale, mi sento in colpa, stasera non ci vado, lì sì, dovrei andare. Però effettivamente il Consiglio Comunale è formale, burocratico e quant'altro, per cui uno si sente distaccato. Invece avere il coraggio, no, di confrontarsi con i cittadini che si sentano parte, cioè chi governa non è che governa per se stesso, governa per la collettività, farà degli errori, farà delle cose buone. Cioè, quello che è fondamentale però è riducere questo aspetto. Cioè, non c'è qualcuno che governa per se stesso a sua immagine secondo le sue idee, ma c'è qualcuno che cerca di governare nell'interesse degli altri. E questo già è molto meritevole, gli saranno perdonati anche degli errori, secondo me. Cioè, se riesce a fare questo, per cui la scommessa che io, se avrete un seguito, quello che avrete è come vi verrà riconosciuto, se riuscirete a costringere i cittadini a interessarsi dalla cosa, perché questo sarà fondamentale. L'altro aspetto che io vi sollecito è questo: il nostro comune fortunatamente ha una vita associativa molto rigogliosa, molto forte, forse un po' frammentata. Non è facile, non è semplice, io ci ho lavorato, purtroppo mi sono discostato per altri impegni di sé, però è fondamentale valorizzare queste risorse, perché diversamente da quello che è stato detto, le iniziative si possono fare con zero soldi, a volte possono portare utili e a volte possono richiedere risorse, però fondamentalmente quando c'è un progetto, quando c'è un'idea, è più facile che qualcuno accompagni le risorse. Quando invece le risorse vengono chieste, come si usa dire, a fondo perduto, è difficile che la gente si innamori di un progetto che non c'è. Per cui non bisogna disdegnare questo. Cioè, si possono fare delle cose a costo zero. E se dico una scemenza, perdonatemi, uno potrebbe organizzare anche una passeggiata, no, dove tutti ci si ritrova insieme, si solidarizza, non costa un cacchio, magari ti viene gente da fuori. Io ho memoria, quando organizzavo purtroppo molti anni fa la Scaramuccia, che noi, chi si ricorda, facevamo la cantonata, ed era venuto fuori il problema che per guadagnare quei 4 punti venisse gente da fuori. Ma che dicevo, porca boia, ma se noi riusciamo con una stupidaggine del genere a portare gente da fuori, non costava niente, quindi incentivavamo direttamente il turismo, gente che veniva qua e vi dice, è una stupidaggine, questo l'ho premesso. Però per dire che a volte ci possono essere delle idee vincenti a costo zero che vitalizzano il territorio e innescano un meccanismo virtuoso che può portare dei frutti insperati e insperati. Per cui io vi do il mio incoraggiamento, perché è fondamentale che ci sia qualcuno che abbia voglia di scommettere su quello che non possa avvenire, invece magari avviene. Quindi l'esperienza poi si fa sbagliando, perché nessuno nasce imparato. Io lo vedo nella mia lavoro, quando mi trovo con delle persone giovani dico, ma non temere Cristo, guarda che per imparare a fare questa cosa, cioè ci sono amministratori che oggi hanno 60 anni e hanno 30 anni di carriera alle spalle, è chiaro che sono più esperti, però poi vi ho detto all'inizio, succede che questa esperienza viene usata in malo modo, e quindi qui ci siamo. Però questa cosa mi ha stimolato, nel senso che sono due punti. Uno era il discorso della sanificazione del fiume, poi il discorso che è molto, un discorso molto più grosso rispetto a questo, e a quell'altro che è sul dopo. La sanificazione del fiume, logicamente noi la pensiamo, i fondi per forza sono europei. I fondi devono arrivare lì. Io so, ad esempio, mi sono interessato anche in provincia hanno detto che c'era un progetto addirittura per una pista, per fare un ippo, qualcosa di quei cavalli, di tutto, poi lì dobbiamo entrare lì e dobbiamo, il discorso che faceva anche prima Barbatosta è un altro discorso ancora molto molto interessante, adesso che per forza dobbiamo unirci con altri comuni, se Soccorbaro può essere il comune più grosso, deve essere il comune guida, per me viene da sé, però dobbiamo unirci con gli altri comuni, tra l'altro. Due discorsi, l'unione dei comuni
alla fine ci sarà di per sé, perché l'unione di servizi è obbligatoria ormai, quindi i servizi andranno uniti. Adesso Corvaro forse no, perché esce fuori, ma gli altri comuni sicuramente. Quindi c'è questa forte spinta. L'unione dei comuni ti porta dei fondi, tra l'altro. L'altra cosa, dicevo, per quello, sono un settore che è molto più grosso, è quello dei finanziamenti, insieme a tutti gli altri, bisogna unirsi e cercare di ottenere questi finanziamenti, quello senza dubbio. La seconda è quella invece di coinvolgere i cittadini. Quello, a me, io ho visto, il problema grosso non è tanto, io laggiù alla Celletta, per fare un pezzo, lo facevamo da soli, un pezzo per congiungere il parco, dalla Celletta al parco, abbiamo coinvolto la provincia, abbiamo coinvolto tutti, lo facciamo anche da soli. Io vorrei che il comune aiutasse alla gente, se vuol fare qualcosa, non di mettergli degli impedimenti, di fare degli impedimenti, ma arriva la provincia faceva una, non so, doppia corsia, quattro poco, non so, una roba, venivano dei soldi della Madonna, non c'è una lira, non fa niente. Noi ho detto, facciamo da soli, mandiamo giù con una ruspa, tagliamo quei quattro alberi, ma sono proprio rami, che erano nati, perché c'era già, c'era una cosa, c'era già, e lì si poteva fare. Allora, dopo chiesto in provincia, ad esempio, mi hanno detto che se la facciamo come associazione bisogna pagare perché demanio del fiume di demanio, della provincia provinciale. Se la facciamo come, ad esempio, come comune non facciamo pagare niente e prevaleva sui privati che ce l'hanno in questo momento, perché dopo ogni anno, già quello è un aiuto. Io vorrei che il comune fosse vicino anche in quel senso, se qualcuno ha voglia di fare con le varie cose, deve esserci vicino, deve togliere quegli impedimenti burocratici che invece esistono, queste cose qua. Per quello a me piace molto questa idea di interazione dei cittadini, siamo per aiutarci a fare le cose, di vederci, di fare le cose, poi tutto quello. Un'altra cosa, siamo sul bilancio del comune, anche a, cioè, sappiamo, qui c'è, ad esempio c'è uno studio, il discorso di prima, non è che vogliamo approfondire, qui c'è uno studio che ha fatto la CGL su tutti i bilanci dei comuni, c'è una serie di cose molto interessanti, se volete facciamo anche vedremo poi quello che diceva prima Marco, di incontri tematici, si possono fare anche su questo. Ad esempio vi dico una cosa, non so se tutti sanno che il bilancio del comune ormai è composto solo di entrate proprie, di trasferimenti dello Stato, il 10%, il 90% sono entrate correnti del comune, che paghiamo noi ci paghiamo il comune. Quello che il discorso che inizialmente faceva, noi siamo dei contribuenti, perché il 90% è bilancio comune. Poi il discorso anche dei servizi, è un altro dato, il comune che costa di più in assoluto come spesa per abitante, il comune di Frontino, 1899,23. Quello di meno è il comune di Tavoglia, 112 euro, perché più si unisce il servizio, logicamente è meno il costo, quindi e viene automatico tutto il resto. La spinta verso quella direzione è verso questa, gestire i servizi insieme agli altri. Giovedì 6 febbraio chiudiamo a Sasso Corvallo nella sala consigliare. Vi invitiamo assolutamente a utilizzare, soprattutto per quello che riguarda la comunità di Calcattaccia, in quanto adesso è qua, la cassetta per qualsiasi tipo di proposta, domanda, quesito che vi verrà in mente. Grazie mille a tutti della partecipazione.